è il coinvolgimento attraverso la massima espansione possibile degli strumenti normativi previsti, degli strumenti di compartecipazione pubblico-privata. Noi dobbiamo far tornare gli imprenditori ad occuparsi della cosa pubblica, finire di criminalizzare il profitto dell'impresa e coinvolgerli nella gestione del verde, nella realizzazione dell'arredo urbano, nella realizzazione dei grandi progetti. Io non so oggi se il nostro percorso sarà insieme al centrodestra, insieme ai partiti moderati che potranno accompagnarci. Detto questo, io ho chiarito e l'ho detto che il nostro è un progetto autenticamente civico. Mi fa piacere ricevere questa domanda perché è quella che mi fa anche mia moglie tutte le sere, diciamo, anzi dicendo ma te chi tu fa, proprio in napoletano. È una profonda passione civica che poi è quella che mi ha accompagnato non solo negli ultimi anni dell'associazionismo, del mio impegno quotidiano per i ragazzi dei quartieri difficili, ma io credo alla fine, analizzando un po' tutto il mio percorso, anche da ragazzo, da quando frequentavo le ACLI, ma molto probabilmente anche nella mia attività professionale. È il coinvolgimento attraverso la massima espansione possibile degli strumenti normativi previsti, degli strumenti di compartecipazione pubblico-privata. Noi dobbiamo far tornare gli imprenditori ad occuparsi della cosa pubblica, finire di criminalizzare il profitto dell'impresa e coinvolgerli nella gestione del verde, nella realizzazione dell'arredo urbano, nella realizzazione dei grandi progetti. Noi avremo 100 giorni, speriamo diciamo di meno, in cui dovremmo dare un volto nuovo alla città, riportare la bellezza nella città e poi riposarci qualche giorno per riprendere sui grandi progetti, Bagnoli, Napoli Est, passando per il porto, per la mostra oltremare, per l'attenzione alle periferie. È un debito enorme, è una questione ovviamente preliminare da affrontare per chiunque immagini di intraprendere questa strada e noi la stiamo studiando. Oggi il Comune di Napoli ha bisogno di 1,6 miliardi, 1,7 miliardi rispetto al 1,5 miliardi che stanzia per l'ordinario. No? Noi dobbiamo recuperare subito una vivibilità cittadina, un decoro urbano, strade riparate, senza buche e pulite. Ma purtroppo la cosa più grave è che riesce ad incassare 1,2 miliardi, a volte 1,3 miliardi. Per il 2020 addirittura incasserà 1,166 miliardi. Il che significa che crea un disavanzo di oltre 300 milioni all'anno. Noi stiamo facendo anche qui, agendo sui fondi strutturali che hanno dei nomi difficilmente pronunciabili, FERS, fondi europei, FSN, che sono in parte gestiti dal Ministero per il Sud ed in parte dalla Regione. E pensi che sembrerà strano, ma c'è disponibilità su questi capitoli per i fondi dell'anno scorso. Cioè ci sono dei fondi che non sono stati utilizzati e quindi questi riabilitati, rimessi in circolazione e imputati alla spesa corrente ci possono servire per aspirare ad avere un equilibrio di bilancio. Dopodiché è evidente a tutti che, soprattutto dopo la sentenza 80 del 2001 della Corte Costituzionale, il governo, ma soprattutto il Parlamento che si dovrà pronunciare, dovrà mettere mano sulla situazione degli enti locali. Io le dirò subito che io esigerò
di conoscere ad uno i nomi di coloro che vorranno accompagnare non solo della lista di Maresca Sindaco, della lista civica di Maresca Sindaco, ma di tutte le liste civiche e di partito che eventualmente vorranno accompagnare questo percorso almeno un mese prima. Mi faccio fin d'ora garante, ma non tanto e non solo perché c'è necessità di portare persone nuove, persone illibate, persone capaci, professionalmente avvedute a interessarsi, ad occuparsi della propria città, ma perché mi consenta, io non ho voglia di infangare, nemmeno di correre il rischio lontanissimo di poter infangare 22 anni, si direbbe, di onesto lavoro e di onesta attività professionale, per cui sono riconosciuto soprattutto dai giovani. Ho ascoltato, ho letto le dichiarazioni dell'onorevole Salvini, che ringrazio perché è un attestato di stima. Detto questo, io ho chiarito e l'ho detto che il nostro è un progetto autenticamente civico. Io non so oggi se il nostro percorso sarà insieme al centrodestra, insieme ai partiti moderati che potranno accompagnarci, oltre che insieme alle tante associazioni e ai tanti gruppi civici che già sono formati e stanno lavorando. Però se questo accadrà, è sicuro che accadrà sui contenuti, sui programmi. Io credo che alla gente interessi soprattutto sapere se e come vorremmo fare le cose per Napoli, se e come vorremmo risolvere dal problema di una normalità che ormai sembra abbandonata ai grandi progetti, se ci vorremmo riappropriare della bellezza della nostra città.